Ciao ragazzi, oggi vi spiegherò l'utilizzo dell'aggettivo possessivo e del pronome possessivo in inglese. Questa schermata vi mostra per l'appunto tutti gli aggettivi possessivi in inglese con il pronome personale a cui fanno riferimento, quindi my, your, his, her, its, our, your e their. Quali sono le differenze con l'italiano? Innanzitutto quella fondamentale riguarda il fatto che in inglese l'aggettivo è invariabile, quindi è uguale per tutte le persone, sia al singolare che al plurale, sia al maschile che al femminile. Qua vi ho portato degli esempi, per l'appunto abbiamo my book, che è un nome maschile, singolare, book, e l'aggettivo rimane lo stesso anche al femminile, my mom. My books al plurale, quindi come vedete l'aggettivo è invariabile. Prima dell'aggettivo possessivo non ci vuole l'articolo a differenza dell'italiano, quindi se io dico amo il mio cane in italiano, in inglese vedete l'articolo non c'è, I love my dog. C'è poi la struttura del genitivo sassone, viene chiamato, o S genitive, che è una struttura che noi in italiano non possediamo. Quindi per indicare un possesso o anche relazioni tra persone usiamo questo S genitive. E come si costruisce? Il nome del possessore, seguito da apostrofe S, precede quello della cosa posseduta. Quindi per tradurre la casa di Paolo si trova a Napoli, metterò prima il nome del possessore, quindi Paul, seguito da S apostrofe, vedete? E poi il nome della cosa posseduta, house, quindi Paul's house is in Naples. Qua vi ho riportato un'altra serie di esempi. Vediamo un pochettino le regole di questa struttura. Se il possessore già termina con la lettera S, non dobbiamo mettere apostrofo S, ma aggiungiamo solamente l'apostrofo. Ecco qui l'esempio. Mr. Jones, Jones è un cognome che termina con la S, car is black, non vado a ripetere l'apostrofo S, ma metterò per l'appunto solo l'apostrofo. Our friend's father, questo è un plurale, quindi nel caso di plurali, anche lì andiamo a mettere solamente l'apostrofo e non ripetiamo la S. Se i possessori sono più di uno, può capitare, si aggiunge la S apostrofata solamente alla fine. Quindi nella frase That girl is Greg, Robin and Harry's sister, quella ragazza è la sorella di Greg, Robin and Harry, metterò l'apostrofo con la S solamente all'ultimo possessore. Con gli animali possiamo usare tutte e due le forme, ovvero possiamo usare questa qui del genitivo sassone oppure la traduzione che riprende fedelmente quella italiana. Quindi per dire che le orecchie del cane sono nere, potrò usare indifferentemente the dog's ears, quindi utilizzare questa struttura, oppure the ears of the dog are black. Veniamo ora ai pronomi. I pronomi possessivi sostituiscono chiaramente l'aggettivo possessivo ed anche il sostantivo che esso accompagna. Nella frase this is my pen, my è aggettivo perché accompagna il nome pen. Se voglio dire che la penna è mia, the pen is mine, quindi in realtà vanno a sostituire per l'appunto l'aggettivo possessivo ed anche il nome che c'è vicino. Questa schermata vi mostra tutti i pronomi possessivi, mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Infine, un'ultima cosa, per chiedere chi è il possessore di qualcosa, a chi appartiene qualcosa, in inglese si usa la question word whose, che non si pronuncia was, ma whose, di chi. Quindi whose book is this, sarebbe di chi è questo libro. E molto spesso a questa domanda si risponde usando per l'appunto il pronome possessivo. It's mine, è mio. Potrei anche dire ovviamente it's my book, però suona strano anche in italiano. Oppure it's Mary's, se mettiamo il nome della persona a cui appartiene la cosa. Ecco infine una schermata riassuntiva di quanto abbiamo esposto in questa piccolissima lezione. Spero di essere stata chiara e vi saluto. Ciao!